My name is Lucy. Where are you from? England. From the Netherlands. Olanda. From Vietnam. The Netherlands. Olanda. Sono solo alcuni degli 8 studenti stranieri provenienti da diversi paesi del mondo che hanno partecipato all'esposizione Appunti e Spunti organizzata dall'associazione After House. L'esposizione rappresenta la prima fase conclusiva di una ricerca sullo spopolamento e su una tematica globale come il cambiamento climatico. Gli studenti hanno vissuto alcuni mesi nel centro storico di Chieti e hanno condiviso attraverso infografiche, fotografie, i dati e il loro punto di vista sulle due tematiche, proponendo degli spunti da una prospettiva esterna. Come nasce questo progetto? Lo abbiamo chiesto all'organizzatore Ferdinando D'Alessio. Punti e Spunti è un'iniziativa che vuole mostrare i progetti di alcuni studenti internazionali che hanno vissuto a Chieti negli ultimi 2 mesi su due tematiche principali, che sono lo spopolamento e il cambiamento climatico. Gli studenti vengono da diverse parti del mondo, fanno parte della generazione Z, quella generazione che adesso migra dall'Abruzzo verso altri luoghi, e abbiamo chiesto a loro una prospettiva esterna, vivendo all'interno della nostra città, sul tema dello spopolamento, capendo quali sono le criticità e le potenzialità della nostra città e affrontando anche il tema del cambiamento climatico, che è un tema globale che si rappresenta anche con la siccità. Con le stagioni estive che sono più lunghe, il problema della dispersione dell'acqua. Quindi sono tutte tematiche che fanno parte anche della città di Chieti e di questo territorio. Tra l'altro sono studenti che vengono da diverse parti del mondo. Sì, abbiamo studenti dall'Olanda, dall'Inghilterra, dal Cile, dal Vietnam e dal Pakistan. E penso che una prospettiva diversa all'interno della nostra città possa essere utile ad avere degli spunti. Entusiasta questa ragazza inglese che ci racconta la mostra. Gli studenti si sentono un po' parte di Chieti, apprezzano la cultura, il popolo italiano e naturalmente il cibo. Pizza, claro, yes, of course. Un'esperienza interessante per conoscere altri ragazzi di altri paesi. C'è chi si cimenta con l'italiano. Ciao, mi chiamo Maike. Sì, sono olandese. E vorremmo aprire questa discussione anche con altri esperti della zona e con l'università locale. Vediamo quali sono le prospettive future su queste due tematiche che interessano molto l'associazione After House.